E abbiamo qui con noi il signor Ivo Pedroncelli, assessore al turismo del comune di Vercellia. Com'è nata l'idea al comune di dar vita a questa manifestazione? È nata dal signor Nando, che ci ha invitati presso la Barcaccia e ci ha chiesto se volevamo partecipare alla manifestazione, e si è stati molto contenti noi. Anche perché è la prima volta che una manifestazione del genere si organizza da queste parti, giusto? Sì, sì, la prima volta, e poi con l'occasione possiamo far vedere la nostra valle e i nostri prodotti tipici locali. Ecco, infatti vediamo che ci sono delle cose particolari qui, abbiamo visto dei lavori in pietra, che raffiguravano quale cose? Una, la prima, è la chiesa di? La chiesa di Frasnedo, che è un paesino di montagna, che si trova qua a 1300 metri. Ecco, poi abbiamo visto anche c'è la chiesetta di San Fedelino. Sì, la chiesetta di San Fedelino, e sono tutti lavori fatti in scala. Ecco, invece qua sul bancone cosa troviamo? Dei prodotti, vediamo delle castagne essiccate, e questi cosa sono? Che prodotti sono? Sono prodotti, tutti i prodotti dell'artigianato locale. Questi sono i sassi della zona, che venivano fatti dai nostri scappellini. Mentre poi dopo ci sono i prodotti in legno, castagne essiccate e farina di castagne. Ecco, cosa si usa con la farina di castagne, scusi? Farina di castagne si usa per fare pizzoccheri e altri dolci e di tutto. Ecco, poi vediamo anche dei prodotti particolari, il violino di capra. Il violino di capra è la specialità della valle. Perché si chiama violino? Per la forma? Per la forma. Che si tiene come se fosse proprio un violino. E sarà sicuramente buonissimo. Buonissimo. Ecco. Domani lo assaggiamo. Benissimo. E quindi un motivo di più per venire a visitare la mostra Spodimale in programma al ristorante La Barcaccia di Vercellia da venerdì a domenica 3 febbraio. E poi abbiamo le foto di tutta la nostra valle, che è molto bella. Allora, al patron della Barcaccia Nando Curti chiediamo, allora, cosa succederà in questi 3 giorni? Beh, in questi 3 giorni niente, tutte le nostre spose, tutte quelle che le spose del 2002 ci verranno a visitare, e poi anche altre persone, il che niente, le aspettiamo e facciamo vedere tutti gli stand, tutto quello che può servire per la sposa, facciamo assaggiare tutti i nostri menù, e domenica poi ci sarà una sfilata con degli abiti da sposa e sposo. E poi domenica sera finirà la fiera. Comunque penso che sia stata una bella iniziativa. Benissimo, quindi tutti i nostri telespettatori che hanno intenzione di sposarsi, quindi li invitiamo tra venerdì, sabato e domenica alla Barcaccia di Vercellia, dove potranno scegliere l'abito da sposa, dove potranno scegliere i regali, dove potranno scegliere i vestiti, le bomboniere. Ecco, ma la filosofia della manifestazione lo chiediamo al giornalista Tullio Scotti. Com'è nata questa manifestazione? Dunque, intanto dobbiamo pensare che questo guru della ristorazione collettiva una ne fa e una ne pensa, e soprattutto è riuscito a precorrere i tempi pensando che il pranzo di nozze è solo un optional. Oggi il matrimonio è qualcosa di diverso, è uno show, è uno spettacolo, è un avvenimento. Ecco quindi l'intelligenza di Nando di aver coagulato sulle dolci rive del lago questa manifestazione. Nando Curti è forse riuscito a precorrere i tempi. Ecco la filosofia di questa manifestazione, unica in Valtellina e forse una cosa veramente nuova. Grazie. Benissimo, ecco, ricordiamo un attimino gli orari delle visite. La manifestazione è stata inaugurata pochi minuti fa, venerdì. Ecco, terra aperta quando? Dunque, direi che partiamo dalle ore 10 fino alle ore 24, full time tutti i 3 giorni. Con la sfilata show domenica sera, ma io vorrei come giornalista gastronomo dire 2 piccole cose, mi si conceda. Oggi qua Nando può anche fare assaggiare delle degustazioni dei menù. Io uso la parola spartito, non menù, dove gli futuri sposi potranno trovare quelle piccole chicche gastronomiche che generalmente non si trovano nei grandi pranzi di nozze. Ecco, quindi se volete assaggiare le chicche o gli spartiti, come dice il collega Scotti, o comunque scegliere il vostro abito da sposa, vi aspettiamo sabato dalle 10 a mezzanotte e domenica da 10 a mezzanotte, naturalmente alla Barcaccia di Vercellia, dove è in atto la prima edizione di Sposi in Valle, giusto? La prima edizione di Sposi in Valle, direi che è forse il primo fatto
l'impatto eclatante del matrimonio nella provincia di Sondrio. Grazie. Dove ci sono sposi c'è sempre il signor Giorgione della Conca d'Oro, allora... Non sempre. Ecco, però spesso lo si troviamo, le vostre belle carrozze, ce le vuole illustrare, ricordare quali sono? Questo è un Landò fine 800 che usiamo in sceneggiati, film, di carrozze ne abbiamo 38, uno d'ogni tipo. E oggi siamo qua alla Barcaccia perché l'amico Nando ci ha invitati a portare su qualche esemplare, a far vedere. Qui abbiamo fatto diversi matrimoni, il posto è bellissimo e niente. Ecco, si è parlato di film sceneggiati, ricordiamone magari qualcuno per i nostri telespettatori. Sono 35 anni io che faccio film sceneggiati, ho lavorato con Zeffirelli, con Bolchi, ho lavorato con i fratelli Taviani, ho lavorato con tanti registi. Ecco, un titolo, qualche titolo, se lo ricordo. Ma Promessi sposi, la Camilla con la povera Masina che era una grande attrice, poi con lei abbiamo fatto tante altre cose, ho fatto con l'Occhio dell'Occidente, ho fatto la biondina con l'Ottavia Piccolo e insomma 35 anni. Ecco perché i nostri spettatori poi gli piacciono proprio queste cose. Qual è stata l'attrice o l'attore che è stato più bello lavorare o più simpatico, più divertente? Guarda, non è uno solo, sono i numeri uno. I numeri uno è troppo bello lavorare con loro, prendi la Masina, prendi adesso lì Vianello, Raimondo Vianello, la Mondaini, è una cosa stupenda lavorare con loro, perché sono, oltre che il lavoro fatto che è bello lavorare con loro, è la simpatia che loro hanno. Alberto Sordi, ho lavorato anche con lui, ma tutti i numeri uno sono bravi in tutte le maniere e sono simpatici. Ecco, questa bella carrozza naturalmente lo ricordiamo anche per tanti servizi, tanti matrimoni. Sì, matrimoni ne faccio parecchi, non granché perché non è che ho sempre tempo, però quei pochi che faccio mi diverto a farli perché faccio divertire gli sposi. Ecco, qua oggi non c'è solo questa carrozza, ce n'è anche una che mi parlavate, è stata la stessa carrozza, diciamo lo stesso modello della fuga della principessa Sisi. Allora, quel modello qui è il modello che ha usato la principessa Sisi quando è scappata, si chiama Brisca, molto bella, molto... Insomma, sono carrozze che io ho fatto rivivere, è come poter portare la nonna in un ospizio e poi pian pianino farla diventare di 20 anni. Io ho avuto quelle soddisfazioni lì, le mie 38 carrozze fanno parte della mia vita, perché le ho fatte risuscitare. Ecco, invece l'ultima carrozza che c'è oggi cos'è? No, questa non è mia, questa non è mia, è dalla comunità montana qui da Valchiavenna, che l'hanno portata qui perché l'hanno recuperata e l'hanno tenuta lì, non la usano, la tengono lì così e sono recuperato un pezzo di antichità. Sì, ecco, come conservare la nostra storia, diciamo. Bravo, anche per far vedere che un pezzo della nostra storia tengono lì, dovrebbero far così tutte le comunità montane, che purtroppo non lo fanno. Si riferisce a qualcuno? Qualcuno ride. No, ok. Benissimo, ringraziamo e allora invitiamo tutti i nostri telespettatori a visitare la mostra che si rimarrà aperta fino a domenica.